L'ultimo anno è stato un anno sicuramente ancora positivo, ma cominciamo a vedere qualche difficoltà crescente, in particolare in alcuni settori chiave come l'industria, le esportazioni, che continuano a crescere ma a un ritmo ormai molto vicino allo zero. Le costruzioni continuano a fare da traino, ma con previsioni molto negative per il 2024. La cosa che va bene è il turismo, in particolare anche la città di Modena ha avuto una crescita più positiva negli ultimi anni. Tutto questo messo insieme fa sì che l'occupazione nell'ultimo anno sia stata quasi ferma. Sui redditi aumentano le diseguaglianze. C'è una parte importante del lavoro dipendente che o lavora part-time o non lavora comunque tutto l'anno. Un mercato del lavoro in cui sempre più spesso, pur lavorando, si può essere poveri è un mercato del lavoro dove le disuguaglianze sono sempre più alte. Notiamo che sia a livello contrattuale che di redditi le disuguaglianze sono sempre a carico di donne, giovani e lavoratori stranieri, e chiaramente laddove queste condizioni si incrociano le disuguaglianze aumentano ancora di più. E il dato anche sull'occupazione ci mostra come rispetto all'anno scorso, quando l'occupazione insomma era aumentata grazie al lavoro delle donne che erano uscite dall'inattività, adesso, pur calando lievemente l'occupazione, cala solo quella femminile. Cambio di passo, principalmente, oltre che con l'aumento dei salari, che chiaramente è un punto importante, sta proprio nel lavorare a tempo pieno, per cui andare ad intaccare, diciamo, i contratti a tempo determinato. Questo è quello che stiamo provando a fare anche con la raccolta firme dei nostri referendum, in cui il terzo quesito è proprio quello che permetterebbe di far diminuire sicuramente i lavori a contratto a tempo determinato. Per cui la nostra battaglia, oltre che per l'aumento dei salari tramite la contrattazione collettiva nazionale e chiaramente anche quella aziendale, è quello di andare ad intaccare dei tipologie contrattuali che nel nostro paese sono troppe e sono troppo precarie. Per il lavoro. Ci metto la firma. Firma anche tu. Insieme alla CGIL. I 4 referendum per il lavoro. Stabile. Sicuro. Dignitoso. Tutelato. Aboliamo i licenziamenti illegittimi. Contrastiamo la precarietà. Rendiamo più sicuro il lavoro negli appalti. Vieni a firmare nei banchetti. Nelle nostre camere del lavoro. Oppure firma online. Per il lavoro. Mettiamoci la firma.